tecnologia molto invasiva e anche qua molto subdola, che è il wireless, il wifi. Spesso molti di noi hanno questo tipo di tecnologia nelle nostre abitazioni perché è molto comoda, il modem wifi consente di mettere in rete all'interno di un appartamento o di un ufficio o di una scuola più computer contemporaneamente e quindi evitando il cablaggio, quindi la rete, evitando i cavi. Quindi è uno strumento molto comodo. Eppure anche qui sotto questo profilo la scienza si è già, diciamo, pronunciata. Vi sono, non solo la scienza si è pronunciata, ma si sono pronunciate anche le istituzioni europee, il Parlamento europeo recentemente, lo scorso anno, anche il Consiglio d'Europa. Sono state due. Sì, va bene, ecco. E praticamente sì, arriviamo all'aspetto anche sociologico, e cioè sulla pasta al telefonino. Come vedete, tecnologia e salute, bambini, un bambino su 6 nelle scuole elementari possiede un telefono cellulare. Già nel 20% dei bambini ha un cellulare in seconda elementare. Come vedete ci disponiamo tra i primati tecnologici, li superiamo. Se le previsioni sono quelle che in quest'anno, nel 2012, si sarebbe avverato questo storico sorpasso tra telefonini e popolazione, in Italia il sorpasso è avvenuto già nel 2009, noi siamo molto tecnologici. Vi sono anche queste notizie, diciamo così, simpatiche, curiose, che fanno sorridere, ma c'è poco da ridere quando appunto si progettano cellulari per cani, oppure il telefonino che profuma quando squilla, oppure il cellulare che misura il tasso di inquinamento, che analizza gli esami del sangue, o il cellulare orologio parlante. A Londra hanno fatto di più, siccome hanno verificato e riscontrato che circa 68.000 pedoni ogni anno finiscono in ospedale per fratture o contusioni dovuti alla distrazione dell'uso del cellulare, allora una società si è inventata di foderare i pali e tutti gli ostacoli, diciamo, sul marciapiedi facendosi della pubblicità. Quindi anche questo accade. Un esempio da non seguire: Madonna, per esempio, la cantante Madonna dice, lei sostiene che dorme con il BlackBerry sotto il cuscino perché così quando si sveglia durante la notte può prendere appunti. Insomma, questa è una cosa che spesso anche i nostri figli, soprattutto le ragazzine, sono delle situazioni che adottano, attenzione, perché qua subentra anche il genitore con la formazione e l'educazione. Questa è una cosa che appunto solo i giapponesi possono inventarsi, addirittura parlare con i defunti, insomma, anche oltre, insomma. Cioè, sì, infatti, sono delle cose proprio che lasciano il tempo che trovano. E qui appunto il contesto della dipendenza patologica. In Italia il 98% dei ragazzini a 12-18 anni appunto possiede un cellulare, e così come stare al telefono è la seconda attività preferita. Un eccesso, appunto l'eccessivo uso di cellulare può scatenare una vera e propria dipendenza. E infatti occorre appunto ogni tanto una disintossicazione tecnologica da questo punto di vista. Vi sono situazioni come questo della nomofobia, il terrore di smarrire il telefonino diventa anche una sindrome, con delle risvolte anche di carattere sanitario. Oppure il cellulare, essendo concepito come un cordone ombelicale tecnologico, ecco che cosa avviene, questo fenomeno del telemodeling, cioè questo fenomeno di lasciare il telefonino ai bambini più possibile per tenerli sotto controllo. Anche qua sono, diciamo, tutte situazioni che vanno appunto verificate e monitorate. Il discorso della truffa degli SMS, guardate che questo è importante, perché su miliardi di SMS ogni anno che vengono appunto spediti, considerate quant'è il profitto delle società di telefonia rispetto al costo vero di ogni messaggino inviato. È una sproporzione enorme, per cui praticamente da questo punto di vista, ecco, questa era il wifi che vi accennavo prima. Roma lo ha adottato in maniera appunto poco diciamo rispettosa, no? dei principi di cautela, per cui ovviamente noi abbiamo coniato questo slogan
internet senza fili, la provincia in prima fila, la salute perde il filo. Questo è quello che è accaduto in Francia con wireless, che è stato bloccato perché in una biblioteca appunto sono state riscontrate appunto dei malori. Questo è quello che accade quando noi teniamo un computer che ha il wifi sulle gambe, quella è una misurazione reale, ci attestiamo sui 13,8 volt metro, assolutamente una pratica da non tenere in considerazione. Vado avanti perché vado a concludere sul discorso dei consigli utili. Allora, sono delle indicazioni così quasi banali, forse alcuni di noi già le stanno testando, però io invito tutti a tenere in considerazione anche, soprattutto chi è genitore e chi ha bambini piccoli. Quindi munirsi di auricolare, evitare i lunghi colloqui, telefonare solo quando appunto c'è campo pieno, non tenere il cellulare acceso durante la notte, ovviamente, spento nei luoghi chiusi, anche rispetto agli altri. I portatori di pacemaker devono tenere una distanza di sicurezza di almeno 30 cm tra il telefono e il dispositivo medico. E poi ancora evitare di mantenere il telefonino in tasca nei pantaloni, utilizzarlo solo per telefonate brevi, dicevo, non spedire sms sotto banco, questo per i bambini soprattutto, perché ci si avvicina all'apparato genitale, e per allestire una rete domestica ci si può fare riferimento a, per esempio agli adattatori Powerline, sono degli strumentini che si allacciano alla rete elettrica e che quindi consentono ai dati internet di attraversare appunto la rete elettrica e quindi evitare il wifi. Benissimo. Questa è l'unica, diciamo, area electrosmog free ufficialmente riconosciuta in Italia oggi, si trova appunto nel parco nel Ravenna, quindi nell'Emilia Romagna, non è vero, ce ne sono altre, vi dice? Non è riconosciuto ufficialmente, queste sono alcune delle associazioni che si occupano di elettrosmog sia a livello locale che nazionale. Questa è una delle battaglie che abbiamo condotto in Campidoglio negli anni scorsi, appunto ci chiediamo se siamo ubriachi di onde appunto da non capirne. Questo è un libro che citava la dottoressa Orlando, mi sembra di fare una buona pubblicità quando appunto i testi sono efficaci e fanno appunto. E questi sono altri due testi, uno è in uscita, Onde Anomale, sta per uscire, lì ci sono testimonianze dirette anche nostre. Quello di Staiano, che è un inviato di Repubblica, vabbè, questo lo posso dire perché non me l'ha detto ufficialmente, Repubblica non ha messo una riga di pubblicità al libro, dicendo che ci sarebbero stati dei problemi, infatti immagino che chiaramente le pressioni esercitate dall'industria, insomma, è... Per concludere, quindi vi sono dei compiti che ognuno ha dalle istituzioni, agli enti locali e a tutti noi. Chiaramente il compito del governo è quello di ridurre i limiti delle esposizioni, quando si accorgerà che i campi elettromagnetici sono effettivamente nocivi e vanno trattati in un certo modo. Il compito degli enti locali è di programmare cautelativamente la localizzazione delle installazioni, ne abbiamo appunto discusso prima. Compito di tutti noi è quello di fare appunto una corretta informazione su quello che sono i rischi per la salute. Io penso che noi oggi stiamo dando un contributo e di questo vi ringrazio anche per l'attenzione. Bene, grazie. Ora, prima di passare la parola al dottor Turco, che so che ci proporrà una presentazione molto coinvolgente, quindi... Forse molte delle informazioni che stanno arrivando oggi sono un po' tecniche e starete pensando, sì, ma cosa mi importa di acquisire questo bagaglio di esperienza quando il mio problema è l'antenna e il ripetitore che stanno mettendo di fronte casa? Ebbene, invece queste informazioni vi serviranno perché nel corso della battaglia in molti diranno, sono i soliti ambientalisti che dicono l'antenna, il ripetitore non a casa mia ma nel paesello accanto. Invece queste informazioni saranno quel bagaglio di notizie che avete sulla vostra pelle e che serviranno anche a coinvolgere gli altri, un po' per allargare la battaglia, un po' per differenziarvi con chi purtroppo spesso capita nelle battaglie che hanno per sfondo problematiche ambientali, il problema numero uno è appunto quello di non avere l'impianto, l'inceneritore, il ripetitore vicino casa, ma se lo si sposta non c'è problema. Ecco, invece tutte queste informazioni ci stanno facendo capire
che il problema non riguarda soltanto noi, oppure in questo caso voi che avete l'antenna. Io fortunatamente non ho un ripetitore di fronte casa, però sono ugualmente coinvolta in questa lotta, in questa campagna informativa, perché è un problema appunto di principio di precauzione. Il dottor Turco fa parte dell'ISDE, che è un'associazione di medici, biologi, ma oggi ho scoperto non solo, che lui è un fisico, per l'ambiente. Quindi, diciamo, nel grande gruppo dei medici, una parte di questi sono quotidianamente impegnati nelle battaglie a favore dell'ambiente e quindi delle problematiche ambientali. Uno di questi, che è il professor Angelo Levis, mi ha raccontato tempo fa che in Italia è stata vinta la prima causa civilistica, in questo caso, per una persona che per esposizione professionale è stato ha utilizzato il telefonino per molte ore al giorno per molti anni di seguito. Ha subito una conseguenza fisica molto importante, un tumore al cervello, e questa persona è stato riconosciuto il danno da malattia professionale, ed è sicuramente una grande svolta, perché questo ci fa capire che laddove la legge e i governi provano a fare i loro magheggi per far passare una determinata politica, almeno una parte della magistratura riesce però ad affermare dei diritti. Ecco, il compito che abbiamo noi qui è di non arrivare a quel punto, ma di fermarci prima e di quindi fare una campagna informativa, perché non, insomma, l'obiettivo è non averli questi problemi di salute. Prego, dottore. Grazie. Mi sentite senza microfono? C'è bisogno di usare il microfono per registrazione o mi sentite? Se mi sentite preferirei senza, tanto la mia voce è un po' squillante. Allora, grazie per l'invito, era un'opportunità intanto per venire a Valentano. Microfono, guardi, microfono. Tu in fondo non sento, dai. Ti dispiace. Tu in fondo non sento. Si fa, dai. Sì. Ok. Allora, grazie per l'invito e cercheremo di dare un piccolo contributo. A me tocca la parte peggiore, no? È quella tecnica, per cui mi devo aiutare con molte slide. Cercherò anche un po' di interazione, se c'è qualche domanda fermatemi, però qualche informazione di contorno che secondo me è interessante ve la lascio, anche perché siamo freschi della raccolta di un po' di dati che abbiamo fatto nelle scuole in questi anni sull'uso delle tecnologie in generale e dei telefonini, quindi in fondo magari qualche informazione ve la do e riprendo una espressione della dottoressa Romano, che diceva ci sono dei comportamenti che non piacciono, no? È chiaro che la lotta contro l'antenna a volte ci accomuna, siamo tutti d'accordo, però se andiamo a fare piccole analisi sui nostri comportamenti avremmo anche noi qualcosa da rimproverarci, ma non vi anticipo niente. Parlando di campi elettromagnetici non c'è neanche un'equazione, quindi apprezzate lo sforzo, ma si parla di campi elettromagnetici, come facciamo a riconoscerli? Beh, li riconosciamo semplicemente associando al tipo di sorgente che lei emette una determinata caratteristica. Questa è una delle rappresentazioni più classiche, ma ce n'è un'altra, giusto per associare a determinati valori della frequenza la sorgente che lei emette. E tutto quello che vuol dire riguarda il discorso dei cellulari, come vedete, non è altro che una piccolissima parte delle onde elettromagnetiche, che riguarda tutta una serie di apparati, di sorgenti, anche le più impensabili di uso quotidiano, ma che si possono rivelare in alcuni casi sorgenti rilevanti. Quindi cercherò di darvi anche questo tipo di informazione per farvi stimare il valore dell'emissione di un'antenna, il valore dell'emissione di un cellulare o anche di un computer portatile, come abbiamo visto prima. Faccio vedere anche un'altra, ma questa è un pochino più vecchia, vista il tipo di radio e di televisione, ma insomma rende l'idea di come siamo abituati a vivere con diversi sistemi che emettono antenna, molti dei quali sono entrati nell'uso comune al quale non associamo nessun elemento di rischio. Sapete qual è la sorgente che emette di più in casa? Casa di tutti. È il phon.
Però il fondo, non so, potrà durare 20 minuti, io no. Però mediamente 20 minuti, però è un tempo in cui noi siamo a contatto con una sorgente di campo magnetico che è assolutamente rilevante, così come il forno elettrico, così come tutti quegli elettrodomestici che utilizzano una certa potenza. E guardate, vi do una prima informazione che vi può interessare: mentre la radiofrequenza, cioè le onde radio, quelle dei cellulari, della televisione, della radio, non attraversa i muri, l'induzione magnetica, cioè il campo magnetico generato dalle linee che portano la corrente, attraversa i muri. Quindi appena tornate a casa, guardate se avete messo il letto nella parete accanto a dove avete sistemato il frigorifero, perché vuol dire che durante tutta la notte quel letto è immerso in un campo magnetico che è rilevante. I forni a microonde, mentre funzionano, sapete come funzionano i forni a microonde? E a cosa bisogna stare attenti? No, perché nessuno lo dice, no? Se no non lo comprate il forno a microonde. E tutti si preoccupano delle microonde che sono contenute dentro il forno, quello che serve per riscaldare. In realtà quello è confinato nella cella, però per far funzionare il generatore di microonde c'è bisogno di tanta potenza, tant'è vero che voi ci avete scritto 800 watt, 1 kilowatt, 1,2 kilowatt, vuol dire che il campo magnetico che viene generato durante il funzionamento è consistente. La distanza minima a cui dovete tenere i bambini è di 2,5 metri, quando funziona un forno a microonde. Ma con questa storia potrei continuare, non è l'oggetto della serata, ma sto cercando di inquadrare il problema e di lasciarvi anche qualche informazione in più. Noi i campi elettromagnetici, si diceva prima, non li vediamo. Puzzassero un pochino, cioè io vorrei vedere che si porta una buccia di banana marcia in tasca, e il cellulare invece lo mettiamo. Allora, come facciamo a vedere i campi elettromagnetici? Se uno non dispone di strumentazione adeguata, si basa sull'esperienza di tutti i giorni. Beh, l'esperienza è l'interferenza, perché se noi non abbiamo... questo è un segnale, questo è proprio il caso che vi stavo per dire. Vi è mai capitato di mettere un cellulare vicino a un altoparlante o alla televisione e sentire e poi non parte la chiamata? Beh, quella è una evidenza del fatto che il cellulare, anche quando non sta comunicando, non sta facendo una telefonata, di fatto è in continua comunicazione con l'antenna più vicina. E ora vi faccio vedere come funziona. Vi ho portato un gioco, lo facciamo ai bambini, però ve lo faccio anche a voi. Vi faccio vedere una slide e ve la tengo soltanto 5 secondi. Dovete individuare quali sono gli oggetti che non emettono campi elettromagnetici in questa slide. 3, 2, 1, 0. Poi la soluzione ve la do alla fine, come la settimana di mistica. Come la settimana di mistica. La volete rivedere? Ve la faccio rivedere? Però ve la leggo. Sono due, via. Sono due, già mi sta aiutando. Non cerchiamo di suggerire. Allora, le infrastrutture, ma queste ve le volo, perché voglio andare alla telefonia mobile, all'antenna, che è quella che vi interessa di più e come si gestisce il tema. Però guardate, vi faccio una panoramica, questo è il sistema della distribuzione dell'energia. Questa la rivedremo perché vi servirà per spiegarvi come funziona la telefonia mobile, quindi come si divide il territorio nelle celle e come il cellulare parla. Questa è stata una dei grandi bluff della storia della tecnologia. Sono riusciti a vendere un pacchetto di frequenza a 42 società e poi dopo 5 anni che l'hanno tenuti fermi per cercare di stabilire come arrivare sul mercato, i gestori hanno detto: beh, noi ormai ce la siamo fatti in casa, l'RTE, quindi il piano WiMAX di fatto è abortito dopo che 42 licenze sono state vendute. Però l'infrastruttura è quella della distribuzione a banda larga, ci tornerà comodo poi per dire che cosa è successo con quell'extra gettito sulla vendita delle frequenze delle LTE, che sono giusto quelli che mancavano per finire la rete in fibra ottica in Italia. Il garante per le comunicazioni aveva detto: bene, finiamo la rete, noi erano 800 milioni di euro di extra gettito dalla vendita delle licenze. I gestori hanno posto il veto, hanno detto: ma noi abbiamo speso un sacco di soldi, dovete creare degli incentivi per farci fare la rete. Cioè, questa è una cosa incredibile, cioè si riprendono i soldi dopo che l'hanno dato. Allora, sulla normativa, anch'io avevo preparato delle slide, non vi ripeto assolutamente niente, soltanto due o tre cose
Ma giusto per dare un complemento a quello che è stato detto, no? Nella slide è organizzato tutto lo scenario legislativo, la famosa legge quadro con gli indirizzi straordinari, guardate la data, febbraio 2001. La legge indicava che i limiti saranno poi oggetto di un decreto attuativo, quindi se non c'è il decreto attuativo quella legge è soltanto enunciati, non può essere applicati. Guardate quando è il decreto attuativo, 2 anni e mezzo, il 2 anni e mezzo del sacco dell'etere. Entro 60 giorni doveva essere, e in questi 2 anni e mezzo c'è stato tutto quel travaglio del decreto Gasparri che poi è diventato codice delle comunicazioni elettroniche. E voglio sottolineare questa cosa, quali erano le differenze tra i due decreti, no? Cioè, uno può pensare che i due documenti fossero completamente diversi, no, erano quasi uguali tranne che in 2 o 3 punti. Quali sono questi punti? Visto che il primo decreto Gasparri era stato bocciato per eccesso di delega, cioè conferiva alle compagnie di telefonia mobile una gestione del territorio che invece apparteneva agli enti locali e quindi era un eccesso di permesso, questo è stato levato, sono state definite opere di urbanizzazione primaria, però è stata affidata ai comuni la possibilità di regolamentare, così come diceva la legge quadro, e disciplinare l'installazione degli impianti. Ci doveva essere un passettino ancora ulteriore, ma mancano dei decreti attuativi. Mancano i decreti attuativi che dicono ai comuni come si fa a disciplinare questa infrastruttura. Ed è il motivo per cui dal 2001 ad oggi, di fatto, il percorso che i comuni possono adottare, che i cittadini possono richiedere, di fatto è stato dettato dalle sentenze della magistratura. No? All'inizio c'erano i TAR che sullo stesso caso, chi diceva di sì e chi diceva di no. Fino a quando non siamo arrivati al Consiglio di Stato, che per fortuna ha tenuto sempre la barra dritta, e vi semplifico in 2 frasi il significato. Beh, il Consiglio di Stato dice, guardate che tutti i tentativi dei comuni di fare regolamenti, piani di vario tipo, ma che si presentano come strumentalmente utilizzati per impedire le installazioni, non va bene. Quindi mettere le distanze, sindaco, se ne parlava prima, imporre degli obiettivi di qualità, di sicurezza inferiori a quelli dettati dallo Stato, questi sono tutti tentativi che sono stati bocciati. Mentre qual era l'unico percorso? L'unico percorso era quello di intercettare il bisogno degli operatori, saperlo prima, e in ambito urbanistico creare uno strumento che individuasse quei siti che, pur garantendo la copertura, guardate, non è un passaggio secondario, perché i siti devono essere idonei a dare la copertura, determinassero una riduzione. La legge dice, all'articolo 8,6, minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Quindi non dice nessuna esposizione, dice minimizzazione. È su questa minimizzazione che si è un po' scatenata la fantasia, gli italiani siamo fantasiosi, ma i tentativi sono stati vari, e noi vi facciamo vedere una modalità che ha funzionato, cioè minimizzare comunque. Ve lo immaginate, significa tra varie soluzioni alternative vado a scegliere quella che determina il minore impatto elettromagnetico. Ma quello che oggi è semplice dirlo dopo 12 anni di percorsi, nel 2002-2003 i primi piani che abbiamo fatto sono state delle battaglie legali, molte delle quali si interrompevano mezz'ora prima di andare dal giudice, perché al momento in cui veniva definito uno strumento efficace il gestore si ritirava perché non voleva creare il precedente amministrativo e quindi aprire legittimamente la strada. Io vi posso garantire che a noi è capitato 6 volte nel 2004, per ben 6 volte siamo arrivati al pronunciamento e loro hanno fatto un passo indietro lo stesso giorno, la stessa mattina. E ora vi faccio vedere perché, insomma, io credo che sia anche evidente. Su questo non entro nel merito, vi racconto però questa, sono 2 parole a seguito della famosa sentenza che citava il dottor Teodoro. Questa dell'aprile del 2010 in qualche modo ha messo, come dire, in riga un po' tutti, perché definisce e ha ammesso che i comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti,
in modo da minimizzare l'esposizione ai cittadini, ma anche in un'ottica di un'ottimale disciplina dell'uso del territorio. Quindi diciamo che lo strumento c'è, eh? Basta non fare, come dire, degli errori di percorso e indicare strumenti che non sono sostenibili. E su questa ci torneremo dopo, questa è già stata detta e passo avanti, però volevo dire che sulla legge 73, no? Quello dell'articolo 87 bis che introduceva per le tecnologie da OMTS in poi, e guardate, c'è un trucco scandaloso qui, perché dopo si vede, fino alla tecnologia OMTS si trattava di antenne via via più piccole, di potenza inferiore, e che quindi chiudevano una copertura più piccola, e quindi rispetto alle abitazioni c'era un irraggiamento diretto inferiore. Allora, riesce a passare con questo decreto incentivi il concetto che ormai le tecnologie impattano poco, quindi è inutile 90 giorni, la pratica, il parere dell'ASLO e dell'ARPA, intanto installiamo, dopo 30 giorni con silenzio e assenso, poi può arrivare anche il permesso dell'ARPA. Beh, ci sono diversi motivi che inducono a ritenere legittimo, e uno è questo, no? Per cui su tutto quello che attiene in materia di tutela della salute non si può assolutamente attivare processi di silenzio e assenso. Quindi voglio dire, volendo, no, anche in ambito dei ricorsi, questo è uno strumento che può tornare utile. Ma la fantasia non si è fermato qua, perché come si diceva prima, il concetto di tentare di innalzare i limiti, semplicemente allungando il tempo in cui io devo fare la media, noi due calcoli l'abbiamo fatto. E si diceva prima, la notte l'antenna di fatto è spenta, perché questi sono impianti che si accendono soltanto su richiesta, tranne un canale, ma non emette significativamente, dopo ve lo faccio vedere. Se provate a fare voi un'equazione che è semplicissima nella mente, no? Se dividiamo le 24 ore, no, di tutto il giorno in 8 ore della giornata dove c'è traffico e le rimanenti 16 ore dove il traffico rimane sotto l'un pozzo medio, 0,2, 0,3 in termini di impatto elettromagnetico. Beh, se andate a fare una media veloce, significa che durante il giorno io potrei avere costantemente un valore vicino a 18 pozzo metro, quindi è un innalzamento di fatto di 300% dei valori di legge. Quindi non stiamo parlando di 6 che vanno a 8, stiamo parlando di 6 che vanno a 18, e quindi è qualcosa di più significativo. Queste ve le salto perché le abbiamo già viste, i limiti li avete visti. Andiamo a vedere invece che cosa vuol dire fare un piano. Questa era quella di prima, e vi spiego qualcosa che probabilmente vi può interessare. Allora, la telefonia mobile, probabilmente lo sapete, ma lo ricordo per chi non lo sa: due cellulari non si parlano direttamente, hanno bisogno di passare ognuna per un'antenna. Se non c'è l'antenna, anche due cellulari qui dentro tra di loro non si parlano, dialogano attraverso l'antenna più vicina. Ma come fa un cellulare dopo due secondi a beccare proprio l'antenna, no, dell'amico a cui io sto telefonando? Questo avviene per un meccanismo che è questo. Guardate, vi ho rappresentato, è come se avessimo aperto e rappresentato graficamente un'antenna di telefonia. Lo faccio sul GSM perché è più semplice, ma vale anche per... questa non c'è più, grazie a Dio, perché era quelle, le vecchie ETAX, quelle con gli sbracci che avevano quattro antenne e venivano messe molto svettanti perché utilizzavano potenze di 400 watt, 350 watt, avevano 2 km e mezzo, 3 km di copertura, ma perché funzionavano sempre in continuo, un po' come le radio e le televisioni. Dal GSM in poi, vi ricordo una pubblicità, c'era il chierichetto col prete, no? E il prete era preoccupato dell'antenna e il chierichetto gli diceva: "Madonnino, è un GSM". Stiamo parlando delle prime antenne GSM. Qual era la novità del GSM? La novità è questa: se io divido tutta la mia antenna in vari canali, uso un linguaggio semplice, questi sono tutti canali,